Black and White oggi riprende il nostro viaggio tra le meraviglie del Veneto. Viaggia con me riparte proprio da qui, da Bassano del Grappa, che possiamo dire trovarsi nel cuore del Veneto. Alle nostre spalle abbiamo una delle architetture più affascinanti della città, ovvero il Ponte sul Brenta, detto anche Ponte degli Alpini. La sua è una storia di continua distruzione e ricostruzione. Infatti è stato realizzato nell'XI secolo e ha subito continuamente danneggiamenti sia dalle acque del fiume che dall'uomo. Nel 1569 Andrea Palladio progettò il nuovo ponte ligneo, dandogli l'aspetto attuale. Rimase in piedi fino a metà del Settecento, quando venne travolto da una piena. L'ultimo intervento venne fatto nel 1948 dagli Alpini e per questo viene chiamato Ponte degli Alpini. Ci troviamo nella loggia del municipio, sulla cui facciata sicuramente il fascino maggiore lo ha un orologio singolarissimo con i segni zodiacali. E siamo ad un piano rialzato, così possiamo vedere benissimo dall'alto Piazza Libertà e la Chiesa San Giovanni. Porta Diede è ciò che rimane del castello inferiore, detto dei Berri. E guardate bene, nella parte superiore rimangono ancora delle tracce dell'affresco di Jacopo dal Ponte, in particolare l'aquila imperiale e il leone alato, simboli di Venezia. Piazza Garibaldi veniva chiamata anche Piazza della Fontana o Piazza delle Erbe, proprio perché si teneva il mercato ortofrutticolo, mentre come potete vedere bene oggi abbiamo il mercato dell'abbigliamento. E proprio qui, nel centro di Bassano del Grappa, svetta la torre più alta, ovvero la Torre Civica, con i suoi 42 metri di altezza. Ed ora, amici di Viaggia con me, lasciamo il ponte alle nostre spalle e ci dirigiamo verso il liquorificio Torresano. Siamo in compagnia di Alberto all'interno del suo liquorificio, ovvero il liquorificio Torresano. E con lui ci rivediamo nella prossima puntata di Viaggia con me per gustarci dei buonissimi liquori. State con noi!